make sure you know that you. Torniamo su CRT, ragazzi. Vi stavo dicendo che questa sera ci sarà un personaggio assai curioso che non sento da un po', però diciamo che è un must del giovedì. Lui è un personaggio assai curioso. Se avete capito un pochino, scrivetemelo così nei commenti. Intanto vi saluto. Infatti Paolo mi dice, quelle invenzioni sono tutte cose del Giappone. La maggior parte sì, diciamo che la maggior parte sì. Io sto parlando questa sera di un personaggio curioso che, come ogni giovedì che si rispetti, non può non esserci in collegamento telefonico lui. E quando parlo di lui, già sapete di chi sto parlando, il nostro unico e inimitabile prof Lanzellotti. Ma chi è questo prof Lanzellotti? È un prof toscano, lui è esperto di tutto, tuttologia, lui infatti è laureato in tuttologia. Questo assai curioso personaggio ogni giovedì, per chi non lo sapesse, viene qui e ci dà dei preziosi consigli. Allora, facciamo così. Io provo a mettermi in contatto con lui. Avviamo una bella chiamata. Se mi fa partire dalla regia una bella chiamata, vediamo se c'è. C'è? Una chiamata? Una bella chiamata? Mi fai partire la chiamata dalla regia? Ci siamo? No. Vabbè. Ci provo io, dai. Prof Lanzellotti, mi sente? Grazie, io sono Lanzellotti. È sempre un piacere stare lì con voi a PRP. Grazie. CRT.
Sì, buonasera. Mi scusi, che ho un po' di problemi con l'audio. Ecco, caro prof, oggi parliamo di tecnologia nei modi più svariati. Infatti, nel corso della puntata sarà in collegamento telefonico con noi anche lo youtuber Potterino 10 con le sue perle sulla tecnologia. E a tal proposito, se ha qualche domanda da fare al nostro youtuber, alla nostra completa attenzione. Per quanto riguarda invece lo youtuber, che io non so nemmeno che cos'è, perché io sono un po' all'antica, e per quanto riguarda la tecnologia non potete chiedere nulla, è vero, perché tra l'altro io uso il fax e non uso nemmeno il telefonino, e ma pensi che uso ancora i piccioni viaggiatori, perché mi trovo bene, vero, mi trovo bene. Ma prof Lanzelotti, ma mi cade sulla tecnologia, meno male che c'è la garanzia, perdonate la freddura, però non so proprio come togliermi dall'imbarazzo certe volte. Altra domanda per lei, prof, ha già pensato al suo prossimo acquisto tecnologico per caso? Il mio prossimo acquisto tecnologico è il mangiadischi, perché sì, le cassette mi hanno stufato. Il mangiadischi. Ma il mangiadischi, ma qui abbiamo, mi sa, proprio bisogno di un corso di accelerazione a riguardo, un corso di aggiornamento, professore mio. Il mangiadischi, pensi, è stato inventato nel 1966, è un oggetto che non si era mai visto prima, che poi è diventato simbolo di un'intera generazione, sa, nato per dare una forma a quello che era il giradischi portatile. Ma ne sono passate tante di generazioni, caro prof, oggi si utilizza altro per ascoltare la musica, ma come si fa? Comunque, meglio non soffermarsi a riguardo, sì, meglio di sì. A proposito di tecnologia avanzata, e questo è un punto dolente, un tasto dolente, credo, per lei, cosa ne pensa di Elon Musk e dei suoi obiettivi di costruire la prima città autosufficiente su Marte? Riguardo la domanda sul muschio che mi ha fatto, io lo uso sempre, sì, a Natale, e mi piace metterlo lì dove stanno i pastorelli, il muschio, è vero. O se proprio poi questo signor muschio e vuole arrivare su Marte, ma perché non risolve i problemi che stanno qui sulla Terra o tutte le persone prima di andare su Marte? Non ho capito io. Sì, vabbè, non è che posso darle tutti i torti, mi lascia sempre un po' così di stucco. E comunque il nome è Musk, non è muschio, e sto parlando proprio di quel Musk che, secondo Forbes, al 20 gennaio 2021, con un patrimonio stimato di niente po' di meno, ragazzi, 182,8 miliardi di dollari, non si contano, risulta essere l'uomo più ricco del mondo, quindi non un pinco pallino qualsiasi. Comunque grazie prof Lanzelotti, che anche questo giovedì ci ha deliziato con le sue perle. Ci sentiamo giovedì prossimo, a risentirla, eh. Grazie mille, dottoressa Pillotta, per avermi chiamato, sì, è sempre un piacere stare lì con voi a PRC. Adesso sto andando CRT. A Vallata a un convegno sull'ostrica ubriaca, ovvero perché ci sono quegli zozzoni, è vero, che buttano le bottiglie di birra nel mare, l'ostrica se la beve e poi ce le mangiamo noi, capito, l'ostrica ubriaca. Arrivederci a tutti. Ma che dici? Sì, vabbè, non mi esprimo, che personaggio, l'ostrica ubriaca, ma pensa te. Ma noi continuiamo in musica, arriva la canzone nostra.
spiaggia non passi mai. Hey. Un solo cuore per gli attacchi, tu ci cammini sopra con i tacchi. Sai, il dolore uccide, sono incline a soffrire. Quando senti che è la fine, ciò che unisce è più sottile. Vedi che il filo si spezza, diventa una gara ma è stato di apprezzo. Meglio restare coi piedi per terra, non siamo all'altezza. Hey. Sono in bilico, dovrei lasciarmi andare giù. Dovrei provare il brivido. La canzone nostra, le 20 e 24 su CRT Radio. Passiamo nel vivo della nostra puntata, si parla di tecnologia. A tal proposito non potevo non invitare uno youtuber che dà delle recensioni tech. Direttamente da Roma, in collegamento telefonico su CRT Radio, Potterino 10. Ciao Potterino, mi senti? Ciao amica, sì, benissimo. Ciao, possiamo svelare il tuo vero nome? Siamo qui apposta. Allora come ti chiami? Valerio. Valerio, oh, allora, Valerio, iniziamo un po' e rompiamo un po' il ghiaccio, ecco. Perché hai scelto il nome che Potterino 10, che fa tanto ragazzo degli anni 2000? Allora, è nato più o meno a metà degli anni 2000, 2005-2006, giocavo un gioco online, dovevo creare un nickname. Sì. È un gioco di ruolo, sì, insieme a un mio amico, e insomma dovevo mettere questo nick. Che ci metto? Allora, mi piaceva in quell'epoca i film di Harry Potter. All'epoca era uscito Potterino. Forse solo la pietra filosofale, probabilmente. Che no, anni? Forse anche il terzo e il quarto. Ah, il terzo e il quarto anche, sì, a metà stavamo. Aspetta quasi, che io sono una grande fan. Pietra filosofale, Camera dei Segreti, Il prigioniero di Azkaban e Il calice di fuoco, giusto? Gli ho detto terzo o quarto, siamo lì, eh? Quindi sì, prigioniero di Azkaban e calice di fuoco. Esatto. Poi il 10 per l'ex capitano giallo rosso. Il grande Totti. Già si è svelato. Uh-uh. Esatto, esatto. Bene, bene. Mi hai raccontato un po' dei tuoi studi quando ci siamo sentiti, che sono stati poi fondamentali per il tuo lavoro da youtuber. Valerio, infatti, ragazzi, voi che mi state ascoltando, ha frequentato un'accademia da videomaker, ha collaborato poi come informatico e videomaker con diverse ditte e contemporaneamente ha aperto un canale YouTube che oggi conta 16.000 follower. Ma da dove è partita questa idea di diventare uno youtuber? Allora, si dicono tutti, ma in realtà è vero, per gioco ho messo un video buttato lì. Ma come buttato lì? Ma se sei un videomaker, ma perdonami. Era il 2009, era il 2009. Ok. YouTube era pochissimo conosciuto. Sì, ma tu pensa, qui siamo in provincia, forse non esisteva nemmeno internet, quindi carico ti lascio immaginare. Un video registrato con il mio telefono di allora, a risoluzione 240p, immagini quadrettoni.